Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati Insiders. E questo è un nuovo video modern della Lega di ieri. Siamo alla quarta partita, oggi tocca vincere. Avete visto quant'è importante il dado in modern. Molti si lamentano che il formato modern sia un formato completamente deciso dal dado. Io non sono d'accordo, io credo che sia un formato invece veramente dove la skill nel giocare il proprio mazzo conta davvero tanto e credo saper metagamizzare, saper scegliere la side per il proprio evento, per l'evento di riferimento sia veramente molto importante ed è un peccato che si parli sempre e solo così del Modern, ma ieri abbiamo visto che effettivamente abbiamo perso una partita solo ed esclusivamente per il dado. Abbiamo giocato bene. Abbiamo saltato bene e contro prodezza, però il dado chiaramente è fondamentale. Forse a dirla tutta potevamo anche pensare di darci un po', insomma, come si dice, di tra l'altro il dado l'abbiamo perso anche adesso, darci un po' la colpa dicendo vabbè, ma tu però non giochi un artefatto inside che è fondamentale come, come si chiama? Neanche il nome dell'artefatto rosso, ogni volta viene fatto artefatto in colore, ogni volta viene fatto spell rossa si guadagna uno e magari con quello sai svoltavi. E fondamentalmente io non rispondo a queste critiche, nel senso che è una carta molto narrow che comunque in un mazzo come il mio non voglio giocare perché è solo in un matchup che è utile, però insomma, se online ci fossero tanti monorossi prodezza, bisognerebbe appunto metagamizzarla bene. Allora, qui noi non possiamo purtroppo non ammazzare lei, perché non vogliamo che lei metta insomma in gioco la fantastica Sword of Fire and Ice, che tra l'altro vi ricordo ci uccide perché i totteri sono blu. Io questo lo dico a un sacco di persone che non lo sanno, perché nella carta, in una delle versioni della carta, credo quella in inglese, la prima, non c'è scritta questa informazione su Totter Foundry, fonderia di Totteri, eccola qua. Solo nella versione in italiano, all'inizio era sbagliata, c'è proprio un errore grosso e quindi insomma bisogna assolutamente da quel punto di vista ricordarsi. 1, 2, 3, 4 e ha preso terra, quindi lui vuole fare 5 mana e ucciderci goblin che se io faccio quindi non ha grandissimo senso. Va bene, allora facciamo così. Facciamo così e aspettiamo un turno. Anche qui essere on the play, on the draw avrebbe cambiato molto la partita perché immaginateci al contrario che non dobbiamo subire questo attacco di spada che è insomma abbastanza fondamentale, direi, non subirlo. Tra l'altro non sappiamo neanche lui quante rimozioni gioca, non so che mazzo è. Qui noi perdiamo 4 e 2, 6, quindi andiamo a 15. Tra l'altro come stavamo a 21? Ah, perché lui ci ha usato questo, Grove. E va bene, allora proviamo a farci un danno solo e a tirar fuori una carta dal cilindro. Col nero prendo nero. Eccolo qua. Adesso c'è la decisione di giocare una Chromatic Star ancora oppure pescare due con Witching Well. Io pesco due. Mi tappo e pesco due. Dai. Topter Foundry è arrivata, ma ripeto, non abbasta perché noi non possiamo vincere contro Sword of Fire and Ice che ci menerà per sempre. 4 e 2, 6 ci manda 8. Quindi se questo mazzo gioca a volta praticamente no, non è vero perché chiaramente noi faremo comunque grazie a Topter Foundry un po' di vite, un po' tante vite, eh? Quello dobbiamo ammettere. Lui è un Naya Stoneforge con Utopia Sprawl, si è inventato un deck, insomma è bello, Modern è bello per questo, perché tutti si inventano il deck che vogliono ed è meraviglioso, dai, cioè parliamoci chiaro. Qui che fai? Blood Moon? Bella Blood Moon in questo matchup. Molto bella, no, invece fa quell'affare che invece è bello per davvero. Fa di tutto di più, giocava anche Magus, quindi lui ha ibridato il rosso-verde midrange con Stoneforge Mystic, questo è il punto. E vabbè, allora, noi siamo a 8, questa ce ne fa 6, però dovremmo campare, anche perché blocchiamo tutto, tipo il resto blocchiamo tutto.
No, non lo blocchiamo tutto, manca un pezzo, non lo blocchiamo. Vabbè, però andiamo a 11, quindi vabbè, questo è, insomma. Purtroppo, ripeto, i nostri dotteri sono blu, l'essere blu non è bello, contro Sword of Fire and Ice, e quindi vediamo dove ci porta il cuore, dove magari arriviamo grazie alla potenza smisurata di Urza, cioè se io pesco Urza ho vinto, questo è il punto. E ho due pescate, perché con Chromatic Sphere riesco a pescarne uno in più. Allora, qui io voglio bloccare i più forti, quindi due. No, bloccherò uno, ok. Non farò morire Voice, ovviamente, tanto non devo giocare Instant, quindi va bene così. Farò morire questo, che però torna a mi rimettere delle pedine, vabbè, non è che sono super contento, però questo dargli una mega pedina. Oddio, forse è meglio, sai. Gli diamo la mega pedina che tanto blocchiamo infinito. Ah no, perché se ci attacca a spada poi mi ammazza. No, allora va bene così, dai. Comunque, sempre 4 e 2-6 perdo. Quindi da 11 vado a. Ah beh, certo, perché ho perso uno anche di qua. Vado a 4 però. Poi recupero 5 e vado a 9. Quindi ancora me la posso giostrare. Questa mail è una brutta notizia, ma non bruttissima. Vabbè, io ci provo a dirla tutta perché appunto se pesco Urza vinco la partita, quindi è meglio provarci, ecco. Se no, se no, niente, facciamo così. Lo costringiamo adesso a usare 1, 2, 3, 4 verdi, mamma mia. E non lo usa, beh, sono contento. No, lo usa, quindi noi facciamo così. E lui sempre. Ah, ce la sono fatta esiliare, mi sono sbagliato. E 5, 6. Non posso tornare spada. Io blocco, blocco, blocco. Questo me ne fa 6. Io quindi devo assolutamente sacrificarmi Welding Jar. Vabbè, allora facciamo così. Chiaramente al cimitero non metto niente di rilevante. Metterò Dumping Sphere, così, del tutto a caso. Quindi io ho 4 blocchi, sono a 6. Se lui spara a me, non spara a Goblin, io guadagno una vita con Welding Jar. È un piano. Però adesso con quella melma e con tutto questo mana rosso, no, non credo che, questo mana verde, scusate, non penso che questa partita si vinca. Caspita, ho iniziato dicendo on the drone the play, on the drone the play, effettivamente questo ha cambiato tutto. Quante creature ha il cimitero? 3, 5, 6, 7, 8, sono morto. Giusto? Io qua blocco, 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 7, 2, 9, posso fare solo una vita. Ha un matchup che secondo me è ottimo, dobbiamo solo difenderci da Sword of Fire and Ice, quindi insomma. Però lui gioca bianco, potrebbe, vabbè, ah, mi piace questa, dico potrebbe giocare Rest in Peace, mi piace questo, mi piace questo, mi piace questo, mi piace Dreadbore, Ethergast mi piace pure, però forse mi piace più Brazen Borrower. Sicuramente ha delle rimozioni artefatto, sì, questa mi serve perché tra spada e melma, Nil Spellbomb no, Dumping Sphere no, talismani, Pentad Prism e Talisman of Dominance no, io posso giocare tranquillamente senza accelerini questa partita. E Torpor Orb no, Sorcerer Spyglass per levargli un'altra cosa, Battle at the Bridge per levargli un pezzo grande e recuperare delle vite potrebbe essere utile, ma mi piace più questa roba che ho messo. Quindi l'unica cosa è Ethergast, che alla fine mettiamo, ragazzi, perché diciamoci la verità, è forte. Metallic Rebuke è un Ethergast. Oddio, col fatto che ho visto Voice, forse Metallic Rebuke non vogliamo fare counter qui, vogliamo rimuovere le sue robe. Oh, forse Brutality però è meglio di Ethergast. Vabbè, ormai ho fatto.
Va bene, abbiamo controaccelerino, abbiamo questa ergasta di merda, abbiamo solo due terre, dobbiamo cominciare a giostrarcela con due terre, però abbiamo tutti i colori, perché prendo nero là. Certo, se lui gioca Bloodborne, noi abbiamo Etergast, ma dobbiamo stare open per giocare Etergast sulla sua Bloodborne. Io qui che spero che faccia accelerino, non quello, ovviamente. E qui noi possiamo rimetterglielo in cima per non fargli fare il drop, che secondo me ha senso. Secondo me ha senso. Meglio che fare Goblin così. Lui decide, se decide di pescarlo, noi ci va quasi bene, top. Quindi cioè, non pesca una carta nuova, pesca di nuovo quell'affare. Noi possiamo decidere addirittura di rimetterglielo in mano questa volta, però non credo lo faremo perché ci teniamo per Zen Borrower. Oh, che palle questa. Talmente tante palle che meglio ammazzarla. Ok. Meglio ammazzarla, io qui faccio blu nero, perdo 3, Brazen Borrower, questo è il mio piano. La spada l'ho pescata, anche se non è che mi serva molto, Tezzeret con 0 artefatti fa un po' schifo, però vediamo che succede. Stoneforge Mystic. Quindi Brazen Borrower sul pedino non ha più senso. Eh no, non ha proprio più senso. Butterscroll adesso si prende, perché la spada ce l'ha già in mano. E la spada noi la rimbalzeremo con Brazen Borrower. Questo è il nostro fantastico piano. Che dobbiamo fare? Ne c'hiamo un altro, no? Qui pescare una terra sarebbe carino per fare sia Goblin che appunto. Ah, pesco Doctor Foundry. E allora io faccio questa. Lui può fare spada. E faccio Brazen Borrower. No, secondo me è giusto. Proviamo così, facendo finta di avere Bolt. Così che lui decida. Sta a lui la decisione. Che lui può fare appunto Flash o Spada, perché farà sicuramente così. Faccio mana, equippo, rischia il Bolt. Noi ci siamo tenuti open apposta e lui può sbagliare. Cercate di far sbagliare i vostri avversari. Qua faccia, fa Utopia Sprawl sulla terra tappata, quindi perde fondamentalmente un mana. Ok, e poi ci viene a trovare di due danni. Qui che fa? Butterskull. Vabbè. Che è ok, ma non so. Ah, l'ha fatto. Ok, l'ha fatto per quello. Va bene. Io qui faccio ovviamente Doctor Foundry e aspetto che lui ci abbia una risposta, chiaramente, visto e considerato che ora è tutto tappato, faccio tutto subito. Se pesco terra, faccio Urza e vinco. Se no, blocco. Se c'ha spada, so cazzi miei che non blocco. 4 mana per lui. Knight of Autumn. Non una buona notizia. Noi abbiamo un goblin con cui recuperare quell'affare, ma insomma. Allora, qui noi questa pedina la leveremo prima o poi. Non possiamo perdere 4 da questo e blocchiamo. Dreadbore. Dreadbore, certo che cazzo sta terra, ma sto solo sognando la notte. Quindi qui la cosa migliore è levare questa e perdere 4 e 5 e 6. No. 4, 8, 9, 10. Se fa terra, io questa giocata qui è una merda. Questa giocata qui è una merda. Che se fa terra, 5, 4, 9, 2, 11, devo per forza bloccare. Vabbè, invece va bene, perché se invece non devo bloccare, cioè se riesco, comunque veramente un po' di sfighella. Peccato, sarebbe il primo torneo in cui non faccio risultato, in cui non faccio almeno 3-2. Con questo mazzo ho fatto tipo un 2-4-1, un 3-2. A cui lui fa spada e io muoio. Beh, spada me lo dovevo aspettare. Blocco l'altro. 4, 8, 9, 10. Quindi non muoio. Non muoio, ma manco vinco, perché non ho il. Cioè, anche se pesco terra non posso scombare, perché non pescherò mai il nero per fare
questa cosa. E non pesco terra, ragazzi, è proprio una cosa, è ufficiale non pescare terra. E va bene, possiamo concedere. Ragazzi, che dire, video triste, serie triste, siamo sul 3 sconfitte e una vittoria. Speriamo domani almeno di recuperare sti 5 euro. Grazie per aver guardato.